È possibile esprimere i sentimenti che proviamo nella nostra esistenza non solo con l'attualità o l'arte, ma anche con gli eventi sportivi che li hanno rappresentati. Ne è convinto Carlo Nessi, autore e interprete dello Sport di Vivere, il video monologo curato dal celebre telecronista, con la regia di Luciano Somma, che sta girando l'Italia in lungo e largo, ricevendo ovunque ampissimi consensi. Perché lo Sport di Vivere? Perché viene adottato lo sport intanto come metafora della vita. E perché ci sono tantissimi valori che vengono incarnati dalle discipline sportive che possono essere utili nella vita di tutti i giorni. Faccio un esempio, la volontà. Il giovane che comincia un qualsiasi sport esercita la volontà nel raggiungimento di un risultato. Ed è una ricchezza sicuramente l'esercizio della volontà, cioè l'impegno, la grinta, la determinazione che poi si porterà dietro in tutti i settori della vita, dallo studio al lavoro. I sentimenti, gli stati d'animo, i valori della vita di tutti i giorni sono sempre stati rappresentati da libri, da poesie, da quadri, da canzoni, da romanzi, opere della fantasia dell'uomo. Io ho pensato che anche i grandi fatti della storia dello sport, con i suoi personaggi, potevano esprimere gli stessi valori, quindi gioia, dolore, riscatto, furbizia, eccetera, eccetera. Ospite illustre della tappa romana dello spettacolo, il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Serata nostalgica oggi al canottieri Aniene, le sue emozioni adesso? Sì, nostalgia, però bella. Spesso magari la nostalgia porta a tristezza, invece secondo me c'è un messaggio di forza, di energia, di positività, soprattutto di impegno poi nel trasmettere quello che abbiamo visto, quelle immagini, quei ricordi, quelle dichiarazioni, quelle facce, soprattutto le nuove generazioni, a chi si occupa di sport. Io direi non solo di sport, ma adesso limitiamoci al campo che ci dobbiamo occupare.